Amen, gloria a Dio, benedetto sia il nome di Gesù Cristo, cari fratelli, care sorelle, continuiamo in comunione col Signore, continuiamo a perseverare giorno per giorno, al di là delle nostre imperfezioni, delle nostre debolezze, della nostra umana difficoltà, fratelli, perché a volte umanamente ci indeboliamo, ci stanchiamo, a volte umanamente le forze vengono meno, fratelli, ma gloria a Dio, come il Signore disse alla chiesa di Filadelfia, amen, anche se hai poche forze, tu non hai rinnegato il mio nome. Tu hai custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Fratelli, che il Signore ci aiuti anche a noi in questi ultimi tempi a far parte della Chiesa fedele, quella Chiesa che al di là delle prove, al di là delle avversità, al di là delle tribolazioni, quella Chiesa che non rinnega il nome del Signore, ma bensì, alleluia, custodisce la sua parola, fratelli. Questa è la via, camminiamo per essa. Amen. Il Signore vi benedica, cari fratelli e sorelle. Gloria a Dio, una gioia ritrovarci. Pace, fratelli, pace a tutti nell'amore del Signore. Dio vi benedica tutti voi, carissimi. Pace, soldati di Cristo, amen, a tutti quanti, nell'amore del Signore, amen. Con l'aiuto del Signore voglio continuare in una riflessione biblica iniziata ieri dal titolo Vegliare in ogni tempo, in ogni luogo, in ogni area della nostra vita. Fratelli, la vita del cristiano. Amen. La vita dei figli di Dio, la vita dei veri discepoli di Cristo deve essere una vita di vigilanza. Alleluia. La parola vigilanza vuol dire una sorveglianza continua, una sorveglianza assidua, con lo scopo di proteggere, di preservare o di custodire un qualcosa. O un qualcuno, a me la Bibbia dice: custodisci il tuo cuore al di sopra di ogni cosa, custodisci il tuo cuore perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. Amen. Noi dobbiamo essere cristiani sorveglianti. Alleluia. E soprattutto in questi ultimi tempi, fratelli, dove le profezie si adempiono, dove veramente i segni degli ultimi giorni si manifestano sempre di più davanti a noi, in mezzo a noi, e dove veramente ci troviamo alle porte del ritorno di Cristo, noi dobbiamo essere vigilanti. In ogni tempo, in ogni luogo e in ogni area della vostra e della nostra vita. Padre, nel nome di Gesù siamo ancora qui questa sera, in questo servizio, in queste riflessioni bibliche. Padre, ti prego, nel nome di Gesù Cristo, Signore, illuminaci ancora con la tua parola, illuminaci ancora con la tua verità. Signore, illuminaci ancora, Padre, con lo Spirito Santo. Ti prego, Signore, edificaci ancora questa sera, ancora, Signore, togli via da noi qualsiasi pensiero che vuole disturbare, che vuole, Signore, distrarre o che vuole, Signore, ostacolare la nostra comunione con Te. Allontana ogni male e che solo, Padre, la sapienza di Gesù Cristo ci guidi, che solo la mente di Gesù Cristo ci guidi, ci illumini, Signore, la tua parola, Signore, la tua verità. Alleluia, Signore, la tua dottrina. Cristo della gloria, insegnaci, ammaestraci. Siamo qui, tu sei il grande pastore, Signore,
Io mi metto da parte, io so di essere solo polvere, un servo inutile. Signore, che per la grazia tua può stare in piedi, Padre, solo la tua misericordia che mi fa stare in piedi, mi aiuta ad andare avanti. Signore, nel nome di Gesù Cristo, guida tu ancora. Alleluia, nel nome di Gesù. Amen. Amen, amen. Il nostro Signore Gesù Cristo, fratelli, egli disse: vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Disse il nostro Signore, e ancora oggi, alleluia, tramite lo Spirito Santo, il Signore ci dice: vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Amen, alleluia. Fratelli, questo mondo è un mondo pieno di tentazioni, è un mondo pieno di attrazioni peccaminose, è un mondo pieno di contaminazione, ma tramite la vigilanza, alleluia, tramite la preghiera, che vuol dire stare in contatto, in comunione con il Signore in ogni luogo, in ogni tempo, così noi possiamo vincere, fratelli, le tentazioni. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione, dice il Signore. Allora, la vita del cristiano, la vita dei servi di Dio, alleluia, la vita degli uomini e delle donne di Dio deve essere una vita di continua vigilanza. Vigilanza vuol dire sorvegliare, vuol dire proteggere, vuol dire stare attenti. Amen. La sorveglianza, fratelli, la vigilanza è un fattore essenziale affinché noi possiamo essere pronti, alleluia, per il ritorno di Gesù Cristo che verrà a prendere il suo popolo. Gloria a Dio. Voglio leggere ancora la scrittura nell'Evangelo di Luca, al capitolo 21, per continuare questa riflessione con l'aiuto del Signore. Luca 21, verso 36, dice il Signore, cari fratelli e sorelle: vegliate dunque pregando in ogni tempo, affinché siate ritenuti degni di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire davanti al Figlio di Dio. Soltanto attraverso una vita di vigilanza, fratelli, una vita di preghiera, una vita di comunione intima con il Signore Gesù Cristo, una vita di consacrazione, una vita di santità, soltanto tramite questo tipo di vita noi potremo essere degni di comparire davanti al Figlio di Dio quando Lui apparirà dal cielo, amen, e verrà a prendere la sua sposa. Noi dobbiamo, fratelli, vivere una vita di costante vigilanza, di costante, alleluia, preghiera. Noi non possiamo abbassare la guardia, fratelli, nemmeno un minuto. Noi non possiamo distrarci in nessun istante della nostra vita. Noi non possiamo, fratelli, addormentarci spiritualmente. Noi dobbiamo vegliare, vegliare, vegliare è una parola molto significativa che ci parla anche di stare svegli. La vera donna di Dio deve essere sveglio. Alleluia, noi dobbiamo essere svegli, fratelli, noi dobbiamo essere svegli spiritualmente, ma purtroppo
Anche oggi ci sono molti che si addormentano nelle chiese, si addormentano nella loro anima, si addormentano nel loro zelo per Dio, si addormentano. Misericordia, fratelli, addormentarsi è qualcosa di terribile. Sapete che nel mondo c'è un detto che dice chi dorme non piglia pesci. Fratelli, pensate voi qualcuno, per esempio, che deve prendere un aereo e si trova all'aeroporto e sta aspettando che arrivi l'orario di imbarcarsi sull'aereo. Pensa se quella persona si addormenta nella sala d'attesa quando sta aspettando che l'aereo chiami i passeggeri per imbarcarsi. Immagina, caro nella grazia, se quella persona si addormenta sulla poltrona, lì nell'aeroporto, nella sala d'attesa, e poi all'improvviso l'aereo parte. Fratelli, addormentarsi è qualcosa di terribile. Pensa tu una persona che si addormenta mentre guida la macchina. Cosa può succedere, fratelli? È terribile guidare quando tu hai sonno, è meglio fermarsi, riposarsi, riprendere nuove forze, alleluia, e poi ripartire. Immagina tu un autista che guida e all'improvviso si addormenta, è terribile. E potremmo dare tanti esempi di questo genere, fratelli e sorelle. E quanto più il cristiano, quanto più tu e io, caro che mi ascolti, dobbiamo stare attenti a non addormentarci spiritualmente, perché noi stiamo aspettando qualcosa di più importante che un aereo che parte, che un volo di un aereo che parte. Noi stiamo aspettando il re dei re che ritorna. Alleluia, per farci volare verso il cielo, alleluia, verso la nuova Gerusalemme, verso la casa del Padre. Amen, alleluia. E noi dobbiamo essere svegli. Noi dobbiamo stare attenti a non addormentarci, fratelli, nella vita spirituale, nella vita cristiana, nel servire Dio. Ma oggi ci sono tanti che dormono. Anche nelle chiese dormono, fratelli, nelle comunità dormono. Ecco perché l'apostolo Paolo, per lo spirito di Dio, riprendeva gli Efesini e con autorità, tramite lo spirito, Paolo diceva a quella chiesa: risvegliati, o tu che dormi. Risvegliati, o tu che dormi. Amen. Risvegliati, o tu che dormi. Risorgi dai morti e Cristo ti inonderà di luce. Guardate, la scrittura fa un parallelismo fra il dormire e l'essere morti. Risvegliati, o tu che dormi, dormi. E poi dice: risorgi dai morti. Perciò, fratelli, l'addormentarsi, mio Dio, abbi pietà, abbi misericordia, Signore, mantienici svegli e vigilanti. Perché, fratelli, l'addormentarsi spiritualmente porta alla morte, la morte spirituale. Ecco perché oggi, amati nella grazia, e lo dico non con uno spirito di giudizio o di critica, no, ma lo dico perché è una verità da esaminare affinché, alleluia, riflettiamo, affinché la coscienza si risvegli, alleluia. Oggi ci sono assemblee che sono morte perché stanno dormendo. Stanno dormendo nello spirito, cioè loro stanno dormendo spiritualmente. Stanno dormendo, fratelli. La loro fede è addormentata. La loro consacrazione è addormentata, cioè stanno vivendo in una condizione
tragica che li porta alla morte spirituale. Oggi ci sono intere congregazioni morte, addormentate, spente. Misericordia. E voi sapete che quello che dico è la verità, fratelli, perché questa è una condizione a livello mondiale, a livello, alleluia, internazionale. Ci sono chiese che sono addormentate, comunità che sono addormentate, predicatori che sono addormentati. Loro dormono, fratelli, spiritualmente stanno dormendo. Ma la Bibbia ancora oggi dice, lo ripeto, risvegliati o tu che dormi. Amen, risvegliati, alleluia. E ogni giorno, fratelli amati nella grazia, ogni giorno noi dobbiamo ricordarci questa verità, perché il giorno del ritorno del Signore è vicino. Amen. Il Figlio di Dio ritornerà all'improvviso, fratelli, per rapire la sua Chiesa. Noi stiamo vedendo i segni in un modo veramente tangibile. Ieri notte, fratelli, vi racconto, mentre mi trovavo in hotel dove lavoro, per la gloria di Dio, stavo vedendo certe notizie profetiche, fratelli, perché io guardo le notizie, fratelli, con un sentimento di vedere le profezie che si compiono. Io non guardo le notizie così per leggermi il giornale mentre mi prendo il caffè, vabbè, mi passo mezz'oretta, mi distraggo un po' leggendo il giornale, no, fratelli? Anche nel giornale, quando noi vediamo i giornali o i notiziari o il TG, noi dobbiamo vegliare. Amen, alleluia, per riconoscere, fratelli, i tempi, alleluia, che stiamo vivendo. È un cristiano che veglia, un cristiano sveglio, un cristiano vivo nello Spirito di Dio, un cristiano acceso nella fiamma dello Spirito, alleluia, un cristiano, alleluia, consacrato, quando vede le notizie può riconoscere le profezie che si compiono. Amen. E ieri notte ho visto questa notizia, fratelli, a livello internazionale, a livello mondiale, che in Israele, nello Stato di Israele, il governo di Israele ha fatto una legge, hanno fatto una legge dichiarando Israele terra ebraica. Hanno fatto una legge proprio governativa che loro hanno dichiarato Israele una nazione ebraica, e che in Israele la lingua ufficiale è l'ebraico, non è l'arabo, non è nessun'altra lingua, ma Israele, alleluia, è la terra della nazione ebraica, alleluia. Cari nella grazia, e questa è una notizia veramente che va ad adempiere, fratelli, le profezie degli ultimi tempi, perché è stato profetizzato, fratelli, dal Signore nostro Gesù Cristo, dal Figlio di Dio, amen, che quando noi vedremo, quando noi vedremo, ecco perché dobbiamo essere svegli. Se tu dormi, tu non puoi vedere queste cose. Se tu dormi, non puoi riconoscere questi avvenimenti profetici. Se tu dormi, tu non puoi avere il discernimento. Il Signore dice, quando noi vedremo il fico germogliare, quando vedremo il fico germogliare, alleluia, noi possiamo capire che l'estate è vicina. E quando noi vediamo il fico che germoglia, noi dobbiamo riconoscere, capire, carissimi nella fede, intendere che il ritorno del Signore, che il regno di Dio è alle porte. Amen. E il fico, fratelli, è figura
biblicamente della nazione di Israele. E ogni giorno che passa, fratelli, ascoltatemi, quello che sto dicendo è profetico, è importantissimo, è molto, molto importante che noi sappiamo queste cose. Giorno per giorno quella profezia si compie, il fico sta germogliando, l'estate è vicina, il sole della giustizia sta per sorgere, alleluia, il ritorno di Gesù Cristo è alle porte. Fratelli, vi voglio dire, giorno per giorno il fico germoglia, cioè la nazione di Israele germoglia. La notizia di questi giorni, o meglio la notizia di ieri, a livello mondiale, fratelli, è una grande verità profetica, è un segno profetico molto forte, fratelli, che si compie davanti ai nostri occhi. Il governo di Israele ha dichiarato che in Israele c'è un'identità ebraica, che Israele è una nazione ebraica, che in Israele, alleluia, si deve parlare l'ebraico, che Israele è degli ebrei, amen, alleluia, e di nessun altro, gloria a Dio. E questo, fratelli, veramente è un compimento profetico. Il fico sta germogliando in un modo molto, molto forte, fratelli. La nazione di Israele, il popolo ebraico, loro stanno già preparando ogni cosa per la ricostruzione del Tempio. Fratelli, noi stiamo vivendo in una generazione particolare, veramente, che Dio ci aiuti a vegliare, cioè che Dio ci aiuti a essere svegli, preparati, avere gli occhi spirituali, alleluia, aperti, per poter riconoscere, fratelli, queste cose, affinché possiamo essere, gloria a Dio, pronti, pronti per il ritorno di Gesù Cristo, non dormire nei piaceri di questo mondo, non dormire nelle cose di questo mondo, sorella, non ti addormentare nella tua vita spirituale, ma sii vigilante e prega, amen, prega in ogni tempo, prega in ogni luogo, amen, sii vigilante in ogni area della tua vita. Alleluia, noi dobbiamo vegliare, fratelli, pregare per non cadere in tentazione. La parola vegliare vuol dire noi dobbiamo sorvegliare continuamente la nostra vita spirituale. Alleluia, vivendo in comunione con Dio, vivendo nello Spirito, vivendo nel timore di Dio, vivendo, alleluia, nella parola, nella luce. Alleluia, in ogni luogo noi dobbiamo essere vigilanti. Come dicevo ieri, cari, nell'introduzione, noi dobbiamo, alleluia, essere vigilanti dovunque ci troviamo. Che il Signore ci aiuti, fratelli. Vogliamo dire, Signore, aiutaci. Oh Dio mio, aiutami, Gesù, a essere vigilante in ogni luogo, in casa mia, a essere vigilante nel lavoro, a essere vigilante nella mia mente, per non lasciare entrare, Signore, quei pensieri maligni, quei pensieri tenebrosi, per non lasciare entrare, Signore, quei pensieri mondani. Oh, alleluia, aiutami a vegliare sulla mia mente, a essere sorvegliante sulla mia mente, a proteggere la mia mente. Amen. Gloria a Dio. Voglio leggere ancora, fratelli, Prima Pietro, capitolo 5. Gloria al Signore. Prima Pietro, capitolo 5.
al verso 8, prima Pietro 5, 8, dice: siate sobri, sobri, amen. Vegliate, vegliate, amen. Perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Sapete, cari nella grazia, purtroppo il diavolo può divorare anche quei cristiani che si addormentano. Se tu ti addormenti, se tu non preghi più, se tu non ti consacri più, se tu non leggi, se tu non mediti più le sacre scritture, se tu ti distrai spiritualmente, se tu ti addormenti spiritualmente, se tu non vegli, il diavolo può venire e divorarti. Cari nella grazia, stiamo attenti a non addormentarci. Stiamo attenti a non distrarci. Stiamo attenti, fratelli, in ogni area della nostra vita. Quando siamo in casa, quando siamo in famiglia, quando siamo con la nostra moglie, quando siamo nel lavoro, quando siamo davanti alle persone nel luogo di lavoro, davanti ai compagni di lavoro, davanti agli increduli, davanti ai mondani, davanti a chiunque, in ogni luogo noi dobbiamo vegliare, perché basta una piccola distrazione per farti scadere dalla grazia. Basta una piccola distrazione che il diavolo ti colpisce. Basta una piccola trascuratezza che il diavolo, che il Signore lo sgridi, cerca di infiltrarsi. Fratelli e sorelle, siate vigilanti, dice la Bibbia. Dobbiamo essere vigilanti, fratelli. E questo a volte non è facile, a volte la nostra natura umana si indebolisce, si stanca. Vi ricordate quando Gesù Cristo, alleluia, si trovò nel Getsemani a pregare? Gesù Cristo stava pregando, alleluia, nel Getsemani. Gloria al Signore. E dice che i discepoli che dovevano essere lì a sostenerlo in preghiera, i discepoli si addormentarono e addirittura, fratelli, iniziarono a russare, a dormire profondamente. E Gesù Cristo venne e disse loro: ma cosa fate? Dormite? Non siete stati capaci di vegliare un'ora con me? Fratelli, noi dobbiamo vegliare. Amen. Vegliare e pregare, gloria a Dio, per non cadere in tentazione. Noi dobbiamo vegliare su di noi, alleluia. Vegliare nella fede, vegliare nello spirito, essere svegli, avere gli occhi illuminati dallo spirito, affinché in ogni momento, in ogni istante, noi possiamo stare in comunione col Signore ed essere pronti per il suo glorioso ritorno. Ma se Gesù ritorna e ti trova addormentato, che ne sarà di te? Se Gesù ritorna, fratelli, sorelle, e noi siamo distratti, mio Dio, che ne sarà di noi? Se Gesù ritorna e ti trova addormentato o distratto o preso dalle faccende del mondo, che ne sarà di te?
Fratelli e sorelle, il Signore dice continuamente nel Vangelo: vegliate dunque, vegliate, perché voi non sapete a che ora o che giorno il vostro Signore verrà. Noi dobbiamo vegliare, fratelli, amen, in ogni luogo, vegliare nello Spirito, amen. Noi dobbiamo essere svegli nello Spirito, amen. Vegliare ci parla di una vita consacrata, di una vita dedicata, gloria al tuo nome Gesù Cristo, di una vita interamente vissuta in comunione con Dio, amen. La vigilanza ci parla, fratelli, di avvedutezza, di sapienza. Noi dobbiamo essere vigilanti, fratelli, noi dobbiamo avere la sapienza, la prudenza, l'intendimento in ogni cosa. Noi dobbiamo avere sapienza nel parlare, sapienza nel comportarci, sapienza, alleluia, quando ci troviamo in qualche luogo. Dobbiamo avere sapienza, fratelli, nel vestire. Dobbiamo avere sapienza, fratelli, in ogni area della nostra vita, anche nell'usare questi mezzi di comunicazione. Ascoltami, perché se tu non vegli, ascoltami, caro che sei lì, cara che sei lì, se tu non vegli, cioè se tu non sei vigilante, internet può essere una distruzione per la tua vita. Tramite internet, fratelli, tramite le chat, tramite Facebook, tramite queste, come si chiamano, reti sociali. Sapete quanti matrimoni si sono distrutti? Quanti uomini sono caduti in adulterio? Quante donne sono cadute in adulterio, nelle trappole del diavolo? Perché non hanno vegliato, perché hanno abbassato la guardia, perché hanno trascurato la loro vita, perché hanno sottovalutato, fratelli, l'astuzia del diavolo. Non sottovalutare l'astuzia del diavolo, non dire mai no, questo a me non mi può succedere. Non sottovalutare l'astuzia del nemico. La Bibbia dice: chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Vegliate, pregate per non cadere in tentazione. Fratelli, un vero cristiano, ascoltatemi, e tra poco purtroppo dovrò finire perché sta diventando buio, ma gloria a Dio che abbiamo sempre la luce nel nostro cuore, amen, alleluia. Fratelli e sorelle, il vero cristiano, un vero credente, prima di entrare in internet deve pregare. Prima di entrare in internet tu devi pregare, devi vegliare, devi essere, gloria a Dio, saggio. Prima di entrare su internet, prima di accendere il tuo cellulare per andare a guardare i messaggi su WhatsApp o andare a guardare Facebook o entrare su internet, tu dovresti pregare prima di entrare, che il Signore ti protegga, che il Signore protegga i tuoi occhi, che il Signore protegga la tua mente, che il Signore protegga nel tuo cuore, perché su internet, fratelli, c'è il diavolo. Anche su internet c'è la distruzione, c'è l'adulterio, c'è la pornografia, c'è l'iniquità, c'è la menzogna. Anche su internet, fratelli, anzi soprattutto su internet, ci sono... Su internet, fratelli, su queste reti sociali, su questi strumenti di comunicazione come Facebook, come WhatsApp, ci sono tanti pericoli, tante trappole, tante tentazioni a livello sessuale, a livello immorale. Su internet, fratelli, c'è
una battaglia. Il diavolo vuole attaccare i servi di Dio. Allora, noi che siamo servi di Dio, prima di entrare su internet, dobbiamo pregare. Questo fa parte della vigilanza. Dobbiamo pregare che il Signore ci dia saggezza, ci dia discernimento, ci protegga dalle tentazioni. A volte, fratelli, ci sono più tentazioni qui su internet che fuori nelle strade. Oggi, fratelli, i pericoli sono intorno a noi continuamente. Allora noi dobbiamo vegliare prima di entrare su internet, sorella. Prima di andare a guardare certi messaggi, tu devi piegare le ginocchia, devi pregare. E poi quando vedi qualche messaggio sporco, qualche messaggio immorale, qualche messaggio malvagio che ti arriva, tu lo devi bloccare, gloria a Dio. Lo devi cancellare, lo devi sgridare nel nome di Gesù Cristo. Non stare lì a divertirti, a dialogare con il diavolo, a divertirti in quei messaggini e fai finta di niente. Tu devi vegliare, gloria a Dio. Se tu sei una donna di Dio, anche se non sei sposata, che non basta dire vabbè, io non sono sposata, io sono libera. Allora ti metti a chattare con tutti gli uomini che capitano. E con ogni uomo hai un romanzo. Tu stai vivendo nella carne così. I veri figli di Dio, le vere figlie di Dio, devono vegliare, gloria al Signore. Amen. Noi non possiamo accettare, fratelli, queste astuzie del diavolo. Amen. Noi dobbiamo essere vigilanti, dobbiamo essere sobri, dobbiamo vivere, fratelli, nella preghiera, nello spirito. Oh, alleluia! Dobbiamo vivere nella saggezza, nel timore di Dio. Amen. Gloria al Signore, cari fratelli. Rimaniamo saldi nella presenza del Signore, nello spirito del Signore. Amen, alleluia. In una vita di preghiera, di vigilanza. In ogni momento tu devi vegliare. Amen. Quando ti trovi al supermercato, come dicevamo ieri, ci sono tentazioni, donne che passano mezze nude, con vestiti trasparenti, gonne veramente che sono così corte che non sembrano gonne, sembrano mutandine. Ci sono tentazioni in ogni luogo, nel lavoro, quando guidi la macchina, a volte stai guidando e vedi sul marciapiede delle belle ragazze e il tuo occhio va lì, le guardi dallo specchietto, ti giri a guardarle quando cammini per strada. Tu non stai vegliando, tu devi vegliare, uomo di Dio. Amen. Perché sono le piccole volpi che danneggiano la vigna del Signore. Questo vale anche per me. Dobbiamo vegliare in ogni luogo, fratelli, perché un po' di lievito guasta l'intera pasta. Perché se un uomo guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio. Oppure una donna guarda un bel ragazzo e lo desidera, hai già commesso adulterio, anche se tu sei, tra virgolette, libera, non sei sposata, ma sei ugualmente, sei una immorale. Non puoi dire, vabbè, io non sono sposata, io posso guardare i maschietti, io posso guardare i ragazzi, io non ho il marito, ma il tuo marito è Cristo. Alleluia. Tu non puoi essere una immorale, una libertina. Non so perché sto dicendo queste cose, ma Dio lo sa. Tu non puoi trovare la scusa e dire, vabbè, io non c'ho marito, io non sono sposata. Allora ti dai alla dolce vita, alla vita del diavolo. No! Tu non puoi fare così. Tu che dici di essere una sorella, chatti con tutti gli uomini che ti vengono incontro, a tutti dai una possibilità. Vabbè, se non va bene con questo, poi c'ho l'altro.
Se non va bene con quello lì, vabbè, tanto c'è quell'altro che magari ci posso stare bene. Proviamo un po'. Tu non stai vegliando. Tu devi vegliare, gloria a Dio. Perché Cristo sta per ritornare e gli adulteri, i fornicatori, gli impuri non erediteranno il regno dei cieli, i bugiardi non entreranno nel regno dei cieli. Noi dobbiamo vegliare, fratelli, anche nel parlare. Io non posso iniziare a dire delle bugie. Anche lì dobbiamo vegliare. Un cristiano deve vegliare sul suo modo di parlare. Alleluia, scusate, cari, che mi trovo in un luogo che non c'è luce. Mi trovo qui in un posto vicino a un fiume. Purtroppo non c'è luce, ma gloria a Dio abbiamo la luce dello Spirito. Amen. Alleluia. Carissimi, noi dobbiamo vegliare nel modo di parlare. Io non posso abbassare la guardia e poi piano piano inizio a dire delle bugie. Inizio a dire delle bugie nel lavoro, chissà, faccio qualcosa e poi dico una bugia per trovare una scusa. Non lo posso fare perché se Cristo ritorna, io non sono pronto, i bugiardi non entreranno nel regno dei cieli, fratelli, noi non possiamo mentire, noi non possiamo dire parole vuote, parole carnali, parole inique, parole false, parole bugiarde. Noi non possiamo, fratelli, parlare in un modo che disonora il Signore, perché il Signore dice che per ogni parola vana, oziosa, gli uomini saranno giudicati. Tu sarai giudicato in base alle tue parole, fratelli, perché la bocca parla dall'abbondanza del cuore. Se una persona che dice di essere cristiano, piano piano abbassa la guardia, inizia a dare spazio alle bugie, vabbè, una piccola bugia, una bugia fin di bene, una bugia bianca, e piano piano inizia a dire le bugie, tu stai disonorando il Signore, tu stai peccando, tu ti stai contaminando, tu non stai vegliando, tu devi vegliare, siate saggi, fratelli, il vostro parlare sia sì, no, no, perché ciò che va oltre viene dal diavolo. Alleluia, che il Signore ci aiuti, fratelli, a essere sobri, vigilanti in ogni area della nostra vita. Vogliamo pregare il Signore, a Dio piacendo, continueremo. Ehi, Ramatai, Shemakia, continueremo. Alleluia, nel nome di Gesù Cristo, in un'altra occasione. Alza le tue mani al cielo, dilli, Signore mio Dio. Alleluia, siamo qui davanti alla tua divina gloria. Ti preghiamo in questo momento, Signore, facci essere vigilanti in ogni luogo, in ogni tempo, in ogni area della nostra vita, vigilanti nel nome di Gesù Cristo, nei pensieri, nei sentimenti, nel cuore, Padre, nel corpo, nel parlare, nel agire, nel comportarmi. Signore, ti prego, aiutami a vegliare, a pregare, Elabatesha Maya, nel nome di Gesù, per non cadere in tentazione, Padre. Alleluia, in questo momento, Padre, aiuta i fratelli e le sorelle a essere vigilanti, a essere avveduti, a essere custodi del tempio, sorveglianti, a essere dei guardiani. Alleluia, alleluia, Padre. Purificaci ancora da ogni contaminazione. Signore, distruggi le astuzie del diavolo, aiutaci a riconoscere ogni cosa, avere gli occhi aperti, avere, Signore, la luce di Cristo dentro di noi in abbondanza. E la barrachea, Signore, caccia via ogni pensiero malvagio dentro di noi, purificaci, santificaci, ancora purificaci, Signore, con il sangue di Gesù Cristo, purificaci nel cuore, nello spirito, nell'anima, nella mente, nella coscienza, purificaci anche nel corpo, Signore, che è il tempio dello Spirito Santo. Oh, alleluia, ti prego, Padre, nel nome di Gesù. Alleluia, nel nome di Gesù, così sia, rebatai shorebikei, irramalai sharebikaia. Grida al Signore, fratello. Sorella, chiedi a Dio, chiedi al Padre, chiedi a Gesù
di aiutarti a essere vigilante in ogni tempo, alleluia, come un buon soldato di Cristo, un buon soldato che deve fare la guardia nel nome di Gesù, perché il Signore ritornerà all'improvviso, fratelli. I segni si stanno compiendo, alleluia. Oh, il Figlio di Dio ritorna. Siamo pronti, fratelli. Preghiamo, vegliamo. Alleluia, stiamo svegli spiritualmente per essere ritenuti degni di sfuggire da tutte le cose che verranno e di comparire da. Oh, rabata kalamateka bashika batakarea so. Alleluia, nel nome di Gesù Cristo. Irramayanserevia shokotea. Signore, fortifica i miei fratelli che sono lì, le mie sorelle. Signore, togli via ogni peso, ogni scoraggiamento, qualsiasi confusione. Togli via nel nome di Gesù, riempi di luce, di pace, di Spirito Santo la tua Chiesa, Padre, i tuoi figli, i tuoi discepoli, ognuno di noi. Signore, illumina, Padre, nel nome di Gesù Cristo, per la tua gloria ti ringraziamo. Amen, nel nome di Gesù. Amen. Amen, alleluia, shalom Adonai, gloria a Dio, vi saluto nell'amore del Signore, pace a tutti, gloria al Signore, alleluia, 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 alleluia.